Salve. Stasera volevo raccontare le ultime novità del governo, che sa, il governo è proprio fonte di ispirazione. Visto che i giovani d'oggi con la movida ai party, agli apericena di qua e di là fanno mucchietto, allora, cosa ha pensato il governo? Facciamo mettere la mascherina obbligatoria dal tramonto all'alba, dalle 6 di pomeriggio alle 6 del mattino, perché il virus di notte è vampiresco. Durante il giorno si vede che dorme, si farà il suo pennichello la mattina e la notte, via che ci dai, perché durante il giorno. Quello che io volevo raccontarvi è un'altra cosa, era con la storia che hanno fatto chiudere le discoteche. Un po' se la sono voluti i gestori, perché l'avevano messe le regole, avevo detto io che dentro le sale dovevano stare solo seduti, ascoltare la musica e ballare solo fuori, e invece no, le hanno fatte riempire per avere i soldoni che giravano loro, dai. E cosa è successo? Chiusura totale delle discoteche. Però se ha chiuso le discoteche, cosa fanno i giovani? Ti fanno un rave party in giro di qua e di là. Io propongo una soluzione molto semplice. Ma perché non andate a fare rave party sui porti? Chissà che se delle volte li chiudessero. Potrebbe essere una soluzione per evitare, come praticamente è successo oggi, che sono che la Longanese, la Bellanova e Conte hanno dato, ma sì, cosa vuoi che sia, Baimo? Niente, 618 clandestini arrivati oggi, dei quali 267 della Libia, dove hanno scoperto un focolaio Covid. E cosa succede? Malati a go-go. Poi è colpa dell'italiano che viene dall'estero perché a fare la malattia. No, no, ma sai, i clandestini che sono mezzi malati che ci arrivano, quelli vanno bene. A cacchio se vanno bene, sono soldoni per il PD, per lo Stato, sono grandi soldoni, bisogna che ne vengano dentro a Iosa, migliaia e migliaia, a 35-40 euro l'uno al giorno, fanno soldi. Niente, non ce la possiamo fare. Ci portano avanti con ste cacchio di virus, perché alla fine cosa succede? Aspettiamo il vaccino. Ma io vorrei capire, se questo virus, da quando è partito, là a novembre, ottobre, forse anche prima, perché qui dicono che è partito là l'autunno del 2019, però questo virus è mutato 33 volte. Spiegatemi, cosa dobbiamo fare? 33 vaccini? Qualcheduno me lo può spiegare, visto che un dottore ultimamente ha detto che con l'ultimo mutamento il vaccino è più aggressivo ma meno pericoloso. Allora, lascialo mutare finché diventa cattivo all'infinito, così dopo non farà più morti. Se è vero questo qua, ma ne raccontano di tutti i colori, devono proprio farci diventare matti. E scarica l'immuni. E fai di qui, controlla il tampone, e il patente sanitario, e il patentino di qua. Siamo diventati schiavi di un sistema all'infinito. Ci stanno, vogliono controllare anche le pulci che hai in testa, le brescole del naso ti vogliono controllare. Dio e po' anche. Possiamo andare avanti così? Dico, stiamo attenti perché qui a ottobre ci sarà un altro lockdown, ma qui scoppia una rivoluzione sul serio. Non possiamo mica richiudere un'altra volta l'Italia. Se siete incapaci voi del governo, provate a chiudere i porti, poi vedrete come calano i contagiati. Provate, due o tre giorni ti calano del 50% minimo. E poi cosa devo stare a dire? Io vi saluto. Se vi interessa lo condividete, se no io continuo a essere amici di tutti, se mi volete, se non mi volete...